Vogliamo cominciare con qualcosa di insolito che non facciamo spesso. Vogliamo fare qualche canto antico stamattina. Ci sono tanti canti antichi che hanno rallegrato la nostra vita. Sì, ok, sono vecchio. Comincio ad avere qualche anno. Però c'è gente che ha pagato un prezzo per scrivere dei canti. E noi vogliamo celebrare la vittoria del nostro Signore Gesù, dicendo: la vittoria è nostra nel nome di Gesù. È un canto vecchio, forse i più giovani non lo sapranno, ma i più datati ci possono seguire. Con le mani, con gioia, dichiariamo la nostra vittoria. Alleluia! Perché Gesù è con noi. Alleluia! In Romani Paolo scriveva: egli ha messo Satana sotto i vostri piedi. E noi celebriamo la vittoria di Gesù. Alleluia! Tutti insieme. La vittoria è nostra. La vittoria è nostra nel nome di Gesù. Satana è sconfitto, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può fare? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome ogni potente tutto si muoverà. La vittoria! La vittoria è nostra. La vittoria è nostra, nel nome.
Signore, e ogni muro cadrà davanti a te, Signore, stamattina. Alleluia, dichiariamo che ogni muro stamattina cadrà, ogni muro dell'incredulità, Signore, stamattina cadrà, perché il nome di Gesù è il nome più potente. Alleluia, non c'è nome che è stato dato agli uomini perché possiamo ricevere salvezza. Nel nome di Gesù c'è potenza. Alleluia.
Alleluia. E se vogliamo che i muri cadano, come abbiamo cantato, dobbiamo lodare, dobbiamo giubilare, dobbiamo innalzare il nostro alleluia, fratelli e sorelle. Perché noi nella tempesta vogliamo danzare, noi nella tempesta vogliamo giubilare, noi nella tempesta vogliamo dire abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Ed è questa l'attitudine dei figli di Dio, ed è questa l'attitudine dei figli di Dio in questi tempi. Perché anche se arriva la tempesta, noi saremo saldi sulla roccia che è Gesù Cristo. E anche se le onde verranno e ci vorranno scuotere, noi saremo saldi perché abbiamo creduto in Gesù Cristo. E a Lui solo vogliamo dare tutta la lode e l'onore nel nome di Gesù. Amen. Innalzo un alleluia in presenza dei nemici miei. La mia lode salirà e la speranza risorgerà.
qui per liberare, egli è qui per guarire, per rendere in libertà i prigionieri, per salvare, per rompere ogni catena. Sii libero stamattina nel nome di Gesù. Alza la tua voce, Chiesa, alza le tue mani, Chiesa, e loda il Signore. C'è libertà nella presenza di Dio, c'è libertà nella lode che offriamo stamattina a Lui con tutto il cuore. Mentre tu lodi, egli opererà stamattina, alleluia. Non saremo sconfitti, accada quel che accada, non saremo sconfitti perché Dio è dalla nostra parte, Chiesa, Dio è dalla nostra parte, alleluia. Tutti insieme, non sarò sconfitto, I'm
il momento in cui noi dobbiamo considerare che cosa c'è di importante, perché ogni volta che la parola di Dio è predicata, credo che sia per sottolineare delle urgenze e delle indicazioni che il Signore ci dà affinché possiamo metterci in accordo con la sua volontà. E pensando, riflettendo, ma qual è la necessità che noi abbiamo? Qual è la necessità del popolo di Dio? Qual è la necessità del gregge del Signore che Egli pasce? Allora Egli lo pasce per mezzo della sua parola e quindi alla fine lo Spirito del Signore mi ha portato a considerare un aspetto della parola di Dio stamattina un poco cruento, insomma non piacevole a quelle che sono le nostre attenzioni, cioè, il crocifisso, un messaggio dal crocifisso che ci invita il Signore, la sua parola, a dire dovete fare un trasferimento, vi dovete trasferire dall'accampamento, dovete uscire fuori dall'accampamento. Era un passo che lo scrittore agli ebrei scrive al capitolo 13 e quindi esci fuori dall'accampamento è il titolo del messaggio di questa mattina. Al capitolo 13 degli ebrei, dal verso 10, quindi sta lo scrittore agli ebrei ricordando il giorno dell'espiazione. Gli animali venivano offerti per tanti motivi e in molti casi, la maggior parte dei casi, l'animale veniva poi mangiato dai sacerdoti e invece il giorno dell'espiazione l'animale non si poteva mangiare, si prendeva solo il sangue, si offriva nel santuario e l'animale veniva portato fuori dall'accampamento e bruciato come segno di maledizione, di obbrobrio, una cosa crudele. Insomma, immaginate di trovarvi in mezzo a questo luogo dove ci sono queste carcasse bruciate, immaginate l'odore, immaginate la visione di quello che voi vedevate e tutto questo non era altro che una prefigurazione di quello che sarebbe stato il sacrificio di Gesù, il quale è stato rigettato nell'accampamento. La città non l'ha voluto, Gerusalemme l'ha cacciato fuori, ha detto il suo sangue ricada su di noi ed egli è uscito fuori al Golgota e sul Golgota lui è stato ucciso e la Bibbia dice che col suo sangue lui è entrato nel santuario offrendo sangue che ha santificato la vita di tutti quanti noi. Però molte volte ci siamo un poco spostati negli ultimi tempi su un messaggio piuttosto di quello che è il prodotto dell'unzione, il prodotto dei benefici e ci dimentichiamo il costo, ci dimentichiamo il prezzo. Che Dio mi fa dei miracoli non è tanto una cosa che mi fa innamorare pazzamente di Dio, mi crea un interesse, io ho trovato uno che mi aiuta, ma quando io vedo quello che il Figlio di Dio ha pagato per la vita mia, egli mi attrae. Quando sarò innalzato, attirerò le anime a me. Quindi noi abbiamo bisogno di fare un trasferimento stamattina, passare dalla religione dell'accampamento. È una cosa che era già nel libro dell'Esodo, dei Numeri, del Levitico, di quello che avveniva nell'accampamento quando Israele non aveva una fissa dimora ma girava nel deserto. Diceva: quando si fanno questi sacrifici bisogna portare l'animale fuori dall'accampamento. E quando Gesù è stato ucciso a Gerusalemme, lui è stato condotto fuori dalla città, fuori dalla città. E quindi restano a noi delle considerazioni di questo testo. E ripeto, quando si arriva alla debolezza di Gesù, alla morte come dipinto da Isaia, che non aveva più né forma né bellezza, molti si disturbano un poco nel vedere questo. Figuratevi che gli ebrei stessi hanno un problema grosso con Isaia 53 del Messia sofferente. Invece noi siamo chiamati dalla scrittura stamattina
a considerare quello che il Signore ha fatto e a capire che la nostra stessa vita non può seguire soltanto un Cristo trionfante, rendendo una Chiesa trionfalistica, ma dobbiamo passare a volte per questa considerazione, che il Cristo si forma in noi attraverso la sofferenza. E noi siamo chiamati a non venir meno nell'animo quando ci troviamo nella prova, quando ci troviamo nella sofferenza, quando ci troviamo nel dolore, perché la Bibbia dice che dobbiamo uscire fuori dall'accampamento della religione, dall'accampamento degli usi e costumi, dell'accampamento delle tradizioni, delle abitudini, moderniste o tradizionaliste, qualunque esse siano, tutto quello che esclude il crocifisso non è una cosa buona. È tutto quello che è umanismo, è fantasia, uomini eccessivamente tristi, uomini eccessivamente felici, ma tutto questo a causa delle loro situazioni e circostanze, ma non a causa del crocifisso. E allora quello che dice lo scrittore agli Ebrei è meraviglioso. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono nel tabernacolo. Guardate che esclamazione di esclusività e di inclusività. Dice: chi sono quelli che possono mangiare a quest'altare? Noi. Chi è che non può mangiare a quest'altare? Quelli che servono nel tabernacolo, perché gli animali non potevano essere mangiati. E dice, infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono bruciati, alzi fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare noi, soffrì fuori dalla porta della città. E poi dice, guardando in faccia ai lettori, agli uditori: usciamo dunque fuori dall'accampamento, andiamo a lui portando la sua vergogna, il suo proprio. Perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Ho provato a immaginare, così a essere attento, quali sono i messaggi che vengono da questo testo e soprattutto da questa visione, perché questa visione mi mostra un Cristo crocifisso, vergognoso, nudo alla croce, sanguinante, tutto il dolore che poteva subire lui l'ha deluso, insomma non un bello spettacolo. Mi piace di più vedere il Cristo risorto, che fa miracoli, che battezza di Spirito Santo, che fa tante cose belle, ma se vogliamo vedere quello, dobbiamo passare per la croce. Non si arriva a Pentecoste senza passare per la croce del Signore. E allora, che cosa stava succedendo nel contesto, diciamo, esegetico? Stava avvenendo che il popolo ebreo era un poco sotto i venti dell'apostasia. Alcuni stanno cominciando ad essere stanchi della fede. Se vi ricordate all'inizio disse: ma voi avete capito che fine fate se trascurate una così grande salvezza? Tutto il libro agli Ebrei è una esortazione alla perseveranza. Ma poi alcuni che cosa facevano? Alcuni volevano proprio lasciare la fede, altri invece volevano ritornare al giudaismo. E diceva, no, insomma, sembra più interessante partecipare ai riti, a tutto quello che avviene nel Tempio, a tutto quello che è nell'accampamento, e stavano ritornando in qualche modo alla vecchia religione, a quello che effettivamente loro erano stati. E allora lo scrittore agli Ebrei fa un energetico, esplosivo trattato di apologia, di difesa della fede, e li chiama pure duramente in alcune occasioni, dice: voi dovreste essere adulti, siete ancora dei bambini, avete bisogno ancora del latte. Li scuote in ogni modo, ma poi fa comprendere come Cristo è l'adempimento di ogni tipo che troviamo nel libro della lettera agli Ebrei. Insomma,
Poi arriva questo messaggio e diventa un messaggio anche per la nostra vita. Perché vedete, noi a volte ci sono persone che sotto il vento dell'apostasia, la bugia diabolica, ti fa capire che il futuro non è reale, che non c'è futuro. E anche questi periodi così tristi e così che isolano le persone sono preda dei loro pensieri e il diavolo si intrufola togliendo il futuro e facendo capire quasi che noi siamo arrivati alla fine e che servire Dio e che credere in Dio sembra che non sia una cosa così efficace. Sembra che non c'è un ritorno che noi vogliamo, e perché abbiamo immaginato che la fede sia un elisir di lunga vita o un elisir di benessere psicologico interiore o di altre cose. E allora a queste persone che stanno tentennando e quando stanno incominciando a guardare il passato come cosa più interessante del presente, questo scrittore entra a gamba tesa e dice: guardate che quello che abbiamo è meglio di quello che abbiamo lasciato. Il primo punto che troviamo qui è che il presente è meglio del passato. E vorrei portarti un poco con la mano in giro. Andiamo a fare un percorso nei tuoi anni passati, prima del Signore. Andiamoli a vedere. Ti vedi nella disperazione dei tuoi pensieri? Ti vedi nelle conseguenze dei tuoi errori? Ti vedi nelle scelte sbagliate? Ti vedi nell'inganno della religione, illusi dalla magia, ingannati da ciarlatani? Hai bevuto vino adulterato? Il tuo passato è peggio del tuo presente. Noi abbiamo un altare. Gloria a Dio, non sta dicendo noi avevamo un altare, noi abbiamo un altare, gloria a Dio. E allora a quest'altare che noi abbiamo oggi, noi siamo salvati, perché a quest'altare non potevano mangiare i sacerdoti, ma chi poteva mangiare? Poteva mangiare quelli che sono i redenti dal sangue dell'agnello, cioè noi. Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Nel nostro passato eravamo morti dai nostri peccati, oggi noi abbiamo la vita eterna, la quale non è un'immaginazione, ma è la cosa più importante che ci poteva capitare. Ma tu hai capito che cos'è la vita eterna? Tu hai capito che cos'è la salvezza? Ecco perché lo scrittore dice: non trascurate una così grande salvezza, perché grande è la condanna. Gloria a Dio, ma il Signore ti ha aiutato. La vecchia vita impediva di mangiare il sacrificio, ma oggi, dice lo scrittore, noi abbiamo un altare al quale altri non hanno diritto. Sai che significa? Che tu hai il diritto. Legalmente, giuridicamente, tu sei costituito per mangiare all'altare del Signore. Quel crocifisso mi dice che quel corpo e quel sangue è la mia salvezza. È la mia salvezza. E allora non rimpiangere mai la tua scelta di fede, ma approfondiscila. Non pensare mai a fare un passo indietro, ma pensa di fare passi avanti. Non pensare di diminuire, ma pensa a crescere nelle vie del Signore, perché tu hai il diritto. La Bibbia dice: noi che lo abbiamo ricevuto, abbiamo avuto il diritto di diventare figli di Dio. Gloria a Dio, il nostro presente è meraviglioso. Questo presente che a volte sembra così scarso, così scadente, che sembra una cosa di così grande infelicità, è soltanto perché noi non stiamo considerando il crocifisso. Ma metti gli occhi sul Figlio di Dio e comincerai a sentire nel tuo cuore l'edificazione. Per quel sangue sono salvato, sono redento, gloria a Dio. Sono stato riscattato e ho il diritto di mangiare e bere il corpo e il sangue del mio Signore. Gloria a Dio, noi abbiamo un meraviglioso presente.
non rimpiangere. Questi, vedete, rimpiangevano un poco le cose dell'accampamento. Esci dall'accampamento, esci dal mondo, esci dalle nostalgie. Vedete, queste cose hanno sempre in qualche modo tentato il popolo di Dio. Figuratevi che quando gli ebrei pascolavano nel deserto, liberi dalle angustie degli egiziani, a un certo punto cominciarono a rimpiangere che cosa? Aglio e cipolle. Già, stavamo bene in Egitto. Stavamo bene in Egitto, dove mangiavamo aglio e cipolle, no aragoste o chissà che cosa, aglio e cipolle. Il diavolo ci fa rimpiangere il peggio. Gloria a Dio, tu hai un altare. Tu hai, adesso, stamattina, hai un altare. Tu puoi mangiare dalla presenza di Dio. Perché Dio ti ha dato il diritto, beati quelli che hanno avuto il diritto di lavare le loro vesti e possono entrare nella Gerusalemme celeste. Gloria a Dio. Che cosa meravigliosa il crocifisso mi dà questo messaggio. Allora, una scena cruenta, una scena così orribile, da horror, vedere il figlio di Dio in quella situazione, mi dice: per quel sangue tu oggi hai il diritto di essere un meraviglioso figlio di Dio. Gloria al Signore, tu hai un altare, tu, perché tu sei passato dalla morte alla vita. Questo era il tuo passato, la morte, eravamo morti dei nostri peccati, sei passati dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Quanta idolatria nel mondo, quanta idolatria di persone che hanno così difficoltà a credere nel figlio di Dio e poi si rivolgono a elementi umani, naturali, a dei morti o a delle persone che non possono fare niente per loro. Lo eravamo anche noi. Eravamo idolatri, il nostro passato era terribile, era una cosa che non significava niente, eravamo in un vano modo di vivere. Oggi invece possiamo realizzare i propositi di Dio per la nostra vita. Gloria a Dio, dai valore al tuo presente e non rimpiangere niente del tuo passato. Dai valore a ciò che sei, dai valore a ciò che Dio ti ha dato. Dai valore al sangue che il Figlio di Dio ha versato, non ti vergognare della croce, non sostituire il crocifisso con un Cristo a tua disposizione. Comprendi il messaggio, egli ti attira. Vivevi insieme agli empi, insieme a amicizie corrotte, a persone corrotte che ti contaminavano e che contaminavi. Oggi fai parte dell'assemblea dei santi. E questo deve essere dato valore alla Chiesa, all'Assemblea dei Santi. Un popolo da non disprezzare, un popolo da apprezzare, non per cultura, meriti o altre cose, ma perché tutti quanti noi siamo stati santificati dal crocifisso, da colui che ha dato il sangue per ognuno di noi. Il vino nuovo è migliore e lo sarà sempre di più. Non rimpiangere le tue scelte, perché Dio ti ricompenserà. Non guardare le tue rinunce, ma guarda la sua offerta. Egli ti ha dato la sua vita. Come negherà, dice lo scrittore, dice Paolo ai Romani, se Dio ti ha dato il suo figlio, come ti negherà le cose di cui tu hai bisogno? Tu hai un privilegio esclusivo. Tu hai un altare che altri non hanno. Non invidiare chi non ha l'altare di Dio. Rallegrati, noi abbiamo un altare al quale altri non possono mangiare. Non è un senso di superiorità, non è giudicare il mondo, ma apprezzare ciò che Dio ci ha concesso. E che in questa generazione noi non possiamo in nessun modo invidiare nessuno, perché noi abbiamo, non altri. Tu hai un altare al quale puoi mangiare. Mentre persone devono fare pellegrinaggi, devono farsi esplodere in cerca di un paradiso, tu invece il paradiso lo hai nel tuo cuore, il regno di Dio è nei vostri cuori, perché tu hai un altare, e quell'altare è quella croce sulla quale è stato immolato il Figlio di Dio, e da quella croce scaturisce il pane e il vino che tu puoi mangiare. Gloria al Signore. Ma abbiamo bisogno
non solo di comprendere che il nostro passato è peggiore del nostro presente, dobbiamo rallegrarci per ciò che siamo, perché oggi noi siamo figli di Dio, ma dobbiamo pure capire il costo e soprattutto il significato del sacrificio, perché vedete, a volte noi ce ne dimentichiamo di quello che siamo costati al Signore. Il sacrificio di tutti questi animali, a migliaia e a migliaia, che venivano immolati, non erano altro che il tipo di un sacrificio che sarebbe venuto e che sarebbe stato offerto una volta per sempre. E questo di cui noi avevamo bisogno, di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Noi avevamo bisogno di redenzione e nessuno ci poteva redimere. La Bibbia dice: non c'è nessun giusto, neppure uno. Ecco perché il mondo che si rivolge all'idolatria, a tutti quelli che potrebbero essere mediatori, santi, nessuno di questi ha avuto il potere di salvare la vita nostra. Nessuno ci poteva salvare. È la stessa religione alla quale a volte vogliamo ritornare ad affidarci con le sue tradizioni, i suoi modi di fare, è insufficiente. Cristo è il Salvatore delle nostre vite. Solo Lui, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. E allora quando io guardo l'unicità del Salvatore, è l'unica via di salvezza, io non posso fare a meno di essergli grato e di innamorarmi di Lui e vivere la mia fede come una relazione d'amore, non come tipo di sacrifici e rituali che si facevano nell'accampamento. Esci dall'accampamento stamattina e vai a vedere il crocifisso. Questo è il fondamento della tua fede, non tanto quelle che sono le aspettative che tu hai, quelli che sono i tuoi desideri o quelle cose che tu hai desiderato e che non sono arrivate. Forse non arriverà la tua guarigione, forse non arriverà la tua promozione, ma è arrivato il Figlio di Dio a dare il sangue per la tua vita e a cancellare i tuoi peccati. Questo è il crocifisso, colui che ha reso le nostre vesti bianche, colui che col suo sangue ci ha redenti. Gloria a Dio. E allora se io capisco il sacrificio e capisco pure quando penso che quello che sto facendo a volte è doloroso, quando penso che la fede è faticosa, quando penso che il prezzo è alto, quando guardo al crocifisso mi vergogno e dire: ma cosa sto pagando io rispetto a quello che ha pagato il Figlio di Dio per la vita mia? A volte quello che pago lo pago per i miei errori, Lui ha pagato per i miei errori, non per i suoi. Quello che Lui ha fatto l'ha fatto per il bene mio. E allora quando guardo al sacrificio e vedo quello che dice Isaia, vedo un uomo senza forma e né sembiante umano, non si capiva se era un animale o una persona, un uomo sfigurato, un uomo denudato, un uomo abbandonato, un uomo torturato, un uomo abbandonato da Dio e dagli uomini, e l'ha fatto per causa mia e per causa tua. Allora la mia fede comincia ad avere delle sicurezze e dire: come può questo Signor Gesù abbandonarmi a me stesso? È vero, io faccio così, non lo tocco, ma comincio a sentire la sua presenza. E quando la sua parola me lo dipinge davanti, in qualche modo io l'abbraccio, perché lo vedo raffigurato davanti ai miei occhi. La fede, fratelli cari, ha uno scopo primario che non ce ne dobbiamo dimenticare. La fede non è soltanto quella cosa che ci permette di avere dei benefici. La fede non è soltanto quella cosa che ci permette di ottenere una provvidenza. La prima funzione della fede è lo scopo della fede. Dice questo la parola di Dio: è per fede che siete stati salvati. La prima e importante e straordinaria azione della fede è stata quella di regalarci la salvezza. Come abbiamo scoperto di essere salvati? Abbiamo fatto il corso di sopravvivenza? Chi ci ha detto che siamo salvati? Ce l'ha detto una voce interiore, ce l'ha detto la testimonianza dello Spirito Santo, il quale ha incominciato a dire assieme al nostro spirito: Abba, Padre. E abbiamo cominciato a chiamare Dio Papà, perché la fede ha operato nei nostri cuori
e ci ha permesso di realizzare la cosa più grande che ci poteva succedere. Siamo stati salvati. La fede ha prodotto la salvezza. Il Figlio di Dio, il sacrificio, ha salvato la mia anima e la tua anima. Per il suo sangue tu sei redente. E allora non parlare di Gesù come un supereroe. Lui non è un supereroe, lui è il sacrificio. È colui che si è immolato per la vita tua. Non devi relazionare la tua fede a miracoli ricevuti, a gratificazioni da ostentare, ma tu devi dire per il suo sangue: io sono stato salvato. È la cosa più grande che poteva succedere alla vita mia. La mia fede, per mezzo del suo sangue, ha portato salvezza alla vita mia. E allora la sua sofferenza ci deve santificare. Perché, come vedete, è scritto che il sangue, Gesù, per santificare il suo popolo col proprio sangue, cioè il sangue di Gesù, fratelli cari, ci deve appartare. E qui la fede diventa un poco, meglio una fede di accampamento, la quale mi porta la domenica in chiesa e poi mi lascia libero di tutte le mie cose. La fede che mi fa credere che il mio essere presente sia un dovere. La fede che mi fa sentire soddisfatto se io faccio qualcosa che la mia coscienza apprezza. Oppure abbiamo bisogno di una fede intrisa di riconoscenza, di gratitudine verso il Signore, e che mi spinge a dimostrarla non tanto in queste quattro mura, ma mi spinge a dimostrarla fuori. Gloria a Dio, perché quello che dobbiamo comprendere del sacrificio è che il suo sacrificio ci chiama ad appartarci dal mondo. Ma che significa questo appartarsi dal mondo? Lo sappiamo tutti quanti molto bene. È inutile predicare, è inutile spiegare. Ognuno di noi sa bene quanto è grande la pressione e l'attrazione di cose mondane sulla propria vita, sulle passioni, sui vizi, sulle circostanze, sulla cultura, sul modo di pensare. Tutto quello che ci attira e che ci sposta dai principi della parola di Dio. Ma Dio non vuole soltanto mostrarci il suo Figlio, ma vuole che tutti quanti noi diventiamo come il suo Figlio. E allora qui diventa un po' più difficile, perché dice: noi dobbiamo portare la sua vergogna, dobbiamo portare il suo proprio. E mentre il Figlio di Dio dice che ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto, figuratevi noi cosa dobbiamo soffrire per imparare l'ubbidienza. E allora quello che vedo allora da questo messaggio è che il mio presente è migliore del mio passato. Quello che io comprendo da questo messaggio è che Cristo io lo devo vedere soprattutto come il sacrificio, come il salvatore della vita mia, che non mi ha salvato con la bacchetta magica, ma mi ha salvato col suo sangue. E quello che io devo comprendere è che il suo sacrificio mi chiama ad appartarmi dal mondo e a identificarmi in Lui. Dio farà delle cose nella tua vita per renderti simile al suo Figlio. E tu non puoi sceglierti la via come Egli ha sofferto. Chi vi dice adesso? Come Egli ha sofferto, anche noi dobbiamo soffrire. Ma noi dobbiamo andarci a cercare la sofferenza? No, viene da solo. Quando Dio ti vuole formare, quando Dio... E allora tu cominciano a succederti le stesse cose che sono successe al Figlio di Dio. Se tu non ne capisci il senso, se tu non capisci il sacrificio, non capisci che Egli ti dice: vieni anche tu, esci dall'accampamento, porta la stessa vergogna che Lui ha portato. Perché essere testimoni fedeli del Vangelo in questi tempi non è quello che sai, non è quello che conosci, non è quello che dici, ma è quello che fai. Ed è una fede che ci chiama a una identificazione nel sacrificio. Il sacrificio mi chiama a identificarmi in Lui. Devo comprendere che quel sacrificio non è soltanto un gesto cruento, una profezia adempiuta, i tipi che si sono realizzati, ma che è qualcosa che io mi devo identificare. E non posso identificarmi in una nuova vita se non mi identifico nella sua morte. In Cristo sono morto. Paolo disse: io sono stato crocifisso al mondo.
E se noi non realizziamo che il mondo veramente non ci appartiene, con le sue attrazioni, tradizioni e tante altre cose, se noi non comprendiamo il valore della fede e l'identificazione, lì dovevo morire io, dovevi morire tu. Immagina che quel giorno a Gerusalemme c'eri tu davanti a Pilato e che Pilato ti ha consegnato un cartello in mano dove c'era scritto la tua condanna a morte, mentre sotto migliaia di demoni dicevano crocifigilo, crocifigilo. Eri tu che dovevi passare con una croce in mezzo a tutte le voci dell'inferno e sentire sulla tua vita gli sputi, le maledizioni, le condanne, l'odio. Eri tu che passavi per quella via, ma a un certo punto il figlio dell'uomo ti ha fermato e ha detto dammi la croce, la porto io. E al posto tuo, e al posto mio, Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Se egli è il mio sostituto, io mi devo identificare. E allora io avrò una nuova vita, e avrò tutto il potenziale che egli mi ha dato, perché se vengo seppellito in Cristo, io posso resuscitare con Cristo. Non c'è resurrezione senza morte. E quando io resuscito è Lui, che io ho la nuova vita davanti a me. E allora nessun vanto, nessuna gloria per nessuno di noi. Siamo quello che siamo per la grazia di Dio e siamo quello che siamo per il sangue che Egli ha versato per ognuno di noi. Non potremo mai apprezzare la grazia se noi non apprezziamo la condanna che era sulla nostra vita. Gloria al Signore, Egli ti ha sostituito. Che bella cosa per noi, che bella notizia. Ecco perché non posso essere indifferente a colui che ha dato la vita per me. Non posso lamentarmi davanti a Lui di ciò che non mi dà, disprezzando ciò che Egli mi ha dato. Ecco perché voglio stare tranquillo davanti al Signore. E la Bibbia dice, allora, usciamo quindi fuori dall'accampamento, andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. E questo ci parla di fede militante. Perché Gesù dice... Chi si vergogna di me e delle mie parole, io mi vergognerò di lui, perché c'è molta vergogna del Cristo crocifisso. Tutti parlano di lui come un supereroe, parlano di lui come colui che provvede, chiese che si gonfiano un po' il petto di quello che è l'azione di Dio, dei miracoli o di altre cose, di segni straordinari, ma è il crocifisso, il Salvatore della nostra vita e che ci chiama a predicare. L'Apostolo Paolo disse, ci stanno questi che vogliono i miracoli, ci sono questi altri che vogliono la sapienza, ma noi predichiamo che cosa? Cristo. È come? Cristo crocifisso. È il crocifisso che riempie il cuore, che ci riempie la vita e che ci chiama a proclamare questo agli uomini. Non possiamo dire agli uomini, venite nella nostra bella chiesa e avrete tante cose belle che vi succederanno. Non possiamo dire venite nella nostra chiesa e Dio vi darà le cose di cui avete bisogno. Noi dobbiamo predicare Cristo il Salvatore degli uomini, portiamo l'obbrobrio della predicazione. Una predicazione vera, reale, attuale, necessaria. Non dobbiamo incontrare ciò che la gente vuole, ma quello che è il vero bisogno degli uomini. Il vero bisogno degli uomini non è quello di essere felici, ma quello di essere salvati. E Dio ha affidato a noi la pazzia della predicazione. E allora esci stamattina dall'accampamento religioso. Esci dalla forma mentale di chi si è seduto a considerare il supereroe che è a nostra disposizione e comincia a diventare un cristiano militante, che il Signore ti possa usare per la sua gloria, dove tu possa parlare chiaramente, fermamente e coraggiosamente al cuore degli uomini, parlandogli loro del loro più grande bisogno, che è la salvezza delle nostre vite. E allora... Il mondo ama ciò che è suo. Qualcuno dice in questi tempi che dobbiamo portare la Chiesa al potere. In realtà è che il potere deve venire nella Chiesa, è diverso. Il potere deve venire di nuovo in mezzo a noi e il potere viene quando noi guardiamo il crocifisso.
quando non c'è vanto per l'uomo, non c'è corona per l'uomo, ma è tutto per la gloria di Dio. Egli è il capo della Chiesa, lui che ha acquistato il popolo col suo sangue. Gloria a Dio. E allora usciamo dunque, alla fine lo scrittore dice, dunque, in conclusione, vogliamo essere coraggiosi e militanti e fare in modo di essere testimoni di Cristo in mezzo a una generazione che si vergogna di Lui, una generazione che lo esclude, una generazione che lo tratta come personaggio storico, o una generazione di credenti che lo tratta invece come uno che è un provveditore, una persona miracolosa, giusto per allietare la nostra vita. Vogliamo ritornare invece a quello che è l'obbrobrio della croce. Andiamo a Lui e portiamo il suo obbrobrio, la sua vergogna. Gloria a Dio. Essere cristiani veri sarà sempre più impopolare. Essere cristiani veri nell'intensificazione della persecuzione sarà sempre più difficile e ci vorrà sempre più coraggio. E quando poi arrivano i fatti, quando la nostra fede teorica è proclamata, deve passare attraverso il vaglio e deve qualcuno ti prende e ti dice fuori dal campo. E tu vai fuori dal campo, ma sai che lì incontri il Figlio di Dio, il tuo Salvatore. E per te non è una punizione, ma per te è un premio, una ricompensa, poter dire, Signore, io porto il tuo obbrobrio. Apostolo Paolo disse, io porto le stimmate di Cristo. Gloria a Dio. Il cristianesimo deve diventare più reale, non più interessante, ma più di esperienza nella nostra vita. E capire che quello che è successo a Gesù può succedere ad ognuno di noi. E che dobbiamo essere pronti a una trasformazione di maturità attraverso delle fasi un poco difficili nella nostra vita. Perché se non passiamo le fasi difficili, se non consideriamo la vergogna di Cristo come un premio, una ricompensa, sarà difficile proseguire nelle vie del Signore. Per questo motivo molti al tempo si scandalizzarono e tornarono indietro. Per questo motivo molti oggi non apprezzano il messaggio della croce, ma tendono a sostituire con tutto quello che tende ad allietare le persone. Un messaggio che va a incontrare i bisogni che sono economici, i bisogni di benessere interiore. Abbiamo bisogno di distrarci un poco. Dove ci porti? Ti porta alla croce di Gesù. Ah! Avevo bisogno di un'altra cosa. Avevo bisogno di una chiesa landa. Galdaland, una chiesa land, una chiesa di divertimento, no? Una città dove possiamo fare quello che vogliamo, una chiesa immaginaria. Invece qui dice, noi non abbiamo qua giù una città stabile, e sta cominciando a dire, quanti di voi sono disposti a investire per il regno che viene e non per quello che è qui, per la vita eterna che noi avremo e non per questa che è qui, che può vivere fino a 100 anni in perfetta salute, ma un giorno comunque noi dovremo lasciare questa scatola che ci circonda e la nostra anima si deve unire al Signore e ai santi che ci hanno preceduto. Noi non abbiamo qui una città stabile, quindi cerchiamo di non mettere radici in una città che non ci appartiene. Gesù disse, fatevi tesori nel regno dei cieli, dove lì non arrivano i ladri, nessuno può rubare, il diavolo non può rubarvi questo. Tutto ci può essere tolto su questa città che è provvisoria. Usciamo dall'accampamento stamattina e andiamo a incontrare il Figlio di Dio. Quello che ci raccomanda la parola del Signore, usciamo fuori dall'accampamento, mettiamoci in marcia e diventiamo una chiesa militante. La cosa più importante che deve fare una chiesa è evangelizzare i perduti. È la cosa più importante di tutte le altre attività. Ma come vedete, di questi tempi molti preferiscono tante altre attività a quella che è l'evangelizzazione dei perduti, la raccolta dei perduti. Gloria al Signore. Questo mondo è alla deriva e aspetta un Salvatore. Noi siamo chiamati a fare questo. Usciamo dall'accampamento,
cambiamento mentale, psicologico, spirituale, morale. E diciamo, io voglio spostare i miei limiti e voglio andare a incontrare il Figlio di Dio. Quando ci fu questa unificazione dell'Italia, che noi abbiamo sempre difficoltà a pensare se sia stata una cosa fatta bene o fatta nel modo sbagliato, un rivoluzionario del tempo, Giuseppe Mazzini, disse: abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani. Mentre invece per i cristiani la nuova Gerusalemme scenderà dal cielo. Bisogna fare prima i cristiani e poi scenderà la Gerusalemme dal cielo. Allora Dio sta operando nella vita di tutti quanti noi. Io stamattina voglio prendere coraggio e davanti a questo passo io voglio dire grazie Signore, perché il mio presente è migliore del mio passato. E quando viene una vena di malinconia la voglio prendere a calci, via. Non mi appartiene il passato, perché il passato mi ha soltanto rovinato. Io voglio invece dare gloria a Dio per quello che Egli ha fatto. Io voglio uscire fuori dal campo e voglio andare a vedere chi è l'autore della mia salvezza, come ha fatto questo. E lo vedo grondante di sangue, sfigurato, e mi sento attratto da lui. E mentre lo guardo io capisco che al posto suo ci dovevo essere io. Mi ha liberato dall'inferno che mi aspettava e mi ha dato la vita eterna. Gloria a Dio. E allora, davanti a questo, io voglio uscire dall'accampamento e voglio andare a portare la vergogna, l'obbrobrio del Figlio di Dio. Voglio dire: Signore, io porto il tuo obbrobrio, mi dichiaro cristiano. E ai fratelli e a quelli di fuori io non predico il supereroe, il quale risolve tutti i nostri problemi, ma predico colui che ci ha dato la cosa più grande che ci poteva dare: la salvezza della nostra anima. Impossibile, impossibile, ma Egli ce l'ha data per mezzo della fede, che anche la fede è un dono suo. Al Signore sia la gloria nella Chiesa, che Dio sia benedetto dal profondo delle nostre anime e che questa mattina tutti quanti noi possiamo trovare il coraggio di dire: Signore, nel nome tuo io esco dall'accampamento, esco dai miei limiti, Signore, e voglio diventare un cristiano vero, un cristiano militante che va a combattere la buona battaglia del Vangelo. Vogliamo alzarci in piedi e considerare la parola del Signore nella sua presenza. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Esci dall'accampamento stamattina, lasciati condurre dallo Spirito Santo, il quale ti prende per mano e dice, mentre il diavolo sussurra alla tua mente delle tue rinunce, del tuo impegno, e sembra che Dio sia poco generoso nei tuoi confronti, sembra che Dio non ti tratti come tu meriti e che non ti ricompensi abbastanza, sembra che Dio in qualche modo si è dimenticato di te. Ma stamattina lo Spirito Santo ti prende per mano e ti dice: guarda quella croce, quello lì è un altare. È colui che su quella croce, guarda quell'ammasso di carne, che non ha né forma e né bellezza, e il cui sembiante è stato sfigurato da non potersi più riconoscere, quello è l'altare sul quale c'è il sacrificio che ti dà la vita. Mangia di quella carne e bevi di quel sangue e tu hai la vita eterna. Lui è ciò che ti soddisfa pienamente e definitivamente. Lui fu l'ultimo sacrificio, perché dopo di lui nessuno poteva fare di più. Egli è stato l'ultimo sacrificio perché egli ha adempiuto tutto quello che era tipologia, è diventata realtà nel sangue del Figlio di Dio. Il tuo presente è migliore. Non rimpiangere niente di questo mondo. Non lasciarti attrarre, né ingannare, né sedurre
né dall'idolatria, né della passione, né dai vizi. Aggrappati alla croce. Abbi il coraggio di testimoniare pure ai fratelli che Gesù è la tua soddisfazione vera e che Lui tu sei perfettamente soddisfatto perché il tuo presente è meraviglioso. Cancella la tristezza dai tuoi occhi, abbandona il lamento e comincia, come più avanti dirà lo scrittore degli Ebrei, comincia a offrire sacrifici di lode. Comincia ad essere grato e riconoscente a colui che ti ha dato questo meraviglioso presente. Oggi tu puoi camminare con una sicurezza nel cuore, che non è la sicurezza economica o del tuo futuro, ma è la sicurezza della vita eterna. Tu sei salvato, perché il Figlio di Dio ti ha redento con il suo sangue. Gloria a Dio. Esci fuori dall'accampamento e alza gli occhi e guarda il Figlio di Dio. In nessun modo tu potevi essere salvato se non per quello, se non per il suo sangue. Non c'era altra via, non c'era altro modo. Senza santificazione non c'è possibilità di salvezza e senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Senza spargimento di sangue, ma non di un sangue comune, non ce n'era, ma di un sangue unico, senza peccato, ed era solo del Figlio di Dio che lo ha donato per te. Identificati stamattina, su quella croce ci doveva essere tu. A te i demoni bramavano, l'inferno ti aspettava, e come Gesù camminava in mezzo a quella folla inferocita che lo sputava, lo offendeva e lo malediceva, ci doveva essere tu mentre i demoni stavano aspettando la tua anima per dilaniarla e banchettare con l'anima tua. Il Figlio di Dio ha fermato quel corteo mortale, quella camminata finale, e ti ha sostituito per andare sulla croce al posto tuo. Gloria a Dio. Ecco perché stamattina diventa un cristiano militante. Esci dunque fuori dall'accampamento e porta la sua vergogna. Non ti vergognare mai di essere cristiano e di proclamare la vera necessità degli uomini. Non proclamare agli uomini ciò che tu non puoi mantenere, ma proclama ciò che Dio ha fatto. E tu vedrai la gente rifiorire. Vedrai il sorriso che arriva sulle labbra di una persona che non è che ha risolto il suo problema lavorativo, economico, di salute, ma che ha risolto il suo problema dell'animo, dell'anima. Era morto ed è tornato in vita. Gloria a Dio! Offriamo al Signore allora, come lo scrittore ci dice, sacrifici di lode. E apprezziamo che Gli sta preparando per noi, perché avendo il nostro presente meraviglioso, il nostro futuro è straordinario. Egli sta preparando una città straordinaria che scenderà dal cielo, dove non ci sarà il sole, ma Dio stesso sarà la nostra luce. E quando Gerusalemme celeste scenderà, quella patria definitiva, in essa non ci sarà più né morte né dolore, ed Egli asciugherà ogni lacrima. Gloria al Figlio di Dio, a colui che ha conquistato tutto questo per donarlo al popolo suo. Io esco dall'accampamento e abbraccio la croce stamattina. Essa mi sostiene, essa mi salva, essa mi libera, essa mi dà pace e sicurezza. Gloria, gloria, gloria a Gesù. Alleluia. Oh, gloria al Signore. Yeah.
gloria, morì al posto mio, Gesù figlio di Dio. Alleluia.